Ciao, purtroppo capita davvero molto spesso di valutare e sentire i racconti di molte persone che soffrono di disturbi cervicali, che raccontano di aver fatto decine di terapie da vari fisioterapisti, essere stati trattati magari da tantissimi osteopati, aver fatto magari tantissime terapie fisiche come la tega, il laser, i vari massaggi e aver preso magari tantissime medicine e non hanno, alla fine di tutta questa, di questa grande storia clinica, non hanno trovato alcun tipo di giovamento. Chiaramente, non sei tu il problema, non sei un caso umano che non può essere curato e hai una malattia appunto incurabile. Hai probabilmente incontrato nella tua strada dei terapeuti che non conoscono che cos'è il dolore miofasciale, non conoscono i trigger point e la mappa dei trigger point e quindi ti hanno curato come una normale cervicalgia, facendoti sostanzialmente perdere tanto tempo, facendoti spendere probabilmente tanti soldi e quindi non hanno raggiunto l'obiettivo terapeutico che era quello della guarigione. Proprio per questo oggi vedremo quali sono i trigger point e la mappa dei trigger point più interessanti per la cervicale e vedremo come si curano. Chiaramente, se anche tu ti trovi in questa condizione e ti ritrovi in questo racconto che ti ho fatto, ti invito a mettere like a questo video e a guardarlo tutto quanto e soprattutto ad iscriverti al canale per non perdere tutti gli aggiornamenti che ho preparato per te. Inoltre, se raggiungeremo i 500 like, ti mostrerò anche qualche esercizio specifico che potrà darti sollievo. Inoltre ti posso consigliare anche di lasciare qui sotto nei commenti la città da cui ci stai guardando, perché eventualmente potrò suggerirti un fisioterapista, magari mio collega, che tratta il dolore miofasciale e le problematiche cervicali più o meno nella mia stessa maniera, che potrà esserti d'aiuto proprio nella tua città. Tornando quindi ai trigger point, devi immaginarli come dei punti grilletto, delle noccioline che si trovano proprio all'interno, di ogni muscolo ed esiste proprio una mappa ben precisa di questo, di questi trigger point che possono dare un dolore proprio nel punto in cui si trovano, ma soprattutto, e questa è la caratteristica principale più interessante, possono dare un dolore locale e un dolore anche a distanza. Per farti un esempio, magari tu accusi un dolore qui e magari il problema si trova a livello della spalla. Quindi questa condizione e questa presenza di trigger point crea spessissimo una condizione, molto antipatica e difficile da curare perché la maggior parte delle persone trattano, lì proprio dove si manifesta il dolore, quando invece la chiave va ricercata altrove. Chiaramente se stai, trattando la zona sbagliata, l'area sbagliata, il muscolo sbagliato, è chiaro che non troverai alcun tipo di miglioramento dalla terapia che stai facendo. È come se tu provi ad aprire una porta con una chiave sbagliata e chiaramente la porta non si aprirà mai. Inoltre, negli ultimi anni in medicina si è posta dal grandissima attenzione nel curare appunto il sintomo, senza andare a curare come si faceva una volta, quelle che erano le cause che stavano scatenando il sintomo, creando effettivamente una grossa confusione, soprattutto nella medicina fisica e riabilitativa. Il motivo per cui le persone non guariscono e quindi si trovano in questa condizione è che in prima battuta, come ho detto, non tutti i professionisti hanno conoscenza o hanno dimestichezza nel trattare il dolore miofasciale, quindi non conoscono la mappa dei trigger point, che in realtà è una mappa che non è che conosco soltanto io, è abbastanza pubblica come cosa, è soltanto che bisogna essere esperti del dolore miofasciale per analizzarla, conoscere e avere dimestichezza nel trattamento dei trigger point. In seconda battuta, e questo è forse il motivo principale, il trigger point che magari è infiammato e ecco, e ha diciamo un'alterata densità, non può essere messo in evidenza con degli esami clinici normali, quindi non potrai fare una risonanza magnetica o un'ecografia per mettere in evidenza l'attivazione di un trigger point, perché non risulteranno da questo genere di indagine. È molto importante analizzare e palpare i singoli trigger point e andare a cercare il trigger point che sta determinando il dolore a distanza. Ecco, per questo dico che è importante conoscere la mappa dei trigger point, proprio perché una sua conoscenza e una sua dimestichezza da parte del terapista nel trattamento di questo genere di sindromi miofasciali è importantissimo per raggiungere quella che è la diagnosi terapeutica. Inoltre, ciò che succede spessissimo, l'errore che viene fatto spessissimo è che molte volte il paziente ha un dolore, ad esempio a livello cervicale, si sottopone a degli esami come una normale risonanza magnetica e viene messa in evidenza la presenza di un problema al disco, ad esempio un'ernia o una protrusione.
il medico o eventualmente anche il fisioterapista che valuta il proprio paziente, guarda la risonanza magnetica molto spesso senza ne andare neanche a valutare clinicamente il paziente e dice: ok, c'è una protusione o c'è un'ernia, sicuramente lei è la causa del problema. Quando invece la causa, come abbiamo detto e come vi farò vedere a breve, è da ricercare assolutamente in tutt'altra zona. Ok David, ma come capisco se anch'io sono affetto da un problema miofasciale? Ecco, la risposta non è semplicissima, ma ci sono dei campanelli d'allarme che possono metterti in evidenza proprio questa sintomatologia. In prima battuta noterai che il dolore migliora al riposo e peggiora con il movimento. In seconda battuta potresti notare che magari facendo una doccia calda o applicando magari un cuscino caldo, come spesso si fa quando si hanno dolori cervicali, noterai che lì per lì potresti avere un miglioramento della sintomatologia, sintomo che il muscolo tende a detendersi e quindi a migliorare appunto la sua condizione. Inoltre, un altro sintomo che è abbastanza chiaro è che i farmaci antinfiammatori non danno alcun tipo di risultato perché non riescono ad agire sulla componente muscolare e miofasciale. Per cui molto spesso assumi dei farmaci antinfiammatori che ti danno in certi casi un beneficio molto limitato. In certi casi, e molto spesso succede purtroppo, non ti danno alcun tipo di beneficio. È come se prendessi delle pasticche senza alcun tipo di miglioramento nella sintomatologia. Ecco allora che voglio mostrarti quelli che sono alcuni dei trigger point che sono molto spesso infiammati e generano molto spesso infiammazione. Chiaramente esistono, come ho detto, trigger point in ogni muscolo e potremo andare avanti per veramente ore. Cominciamo con il primo e quello diciamo principale, è quello legato ai muscoli scaleni. Dei muscoli che si trovano proprio qui profondamente nel collo, sono dei muscoli inspiratori che possono generare dolore appunto a livello della cervicale, anche nel movimento e nell'inclinazione del collo, ma possono generare anche dolore anche lungo il braccio. Ecco, questi sono muscoli che molto spesso vanno in disfunzione e troviamo in una palpazione, in un trattamento, molto spesso delle grosse disfunzioni miofasciali. Molto spesso troviamo anche una contrattura dei muscoli trapezi e ci sono dei trigger point proprio a livello del trapezio che generano dolore proprio a livello di tutto il collo. Un altro muscolo che spesso va incontro a disfunzione è il muscolo elevatore della scapola, muscolo che è molto importante per il movimento della scapola associato al movimento del collo, che molto spesso anch'esso dà problemi al collo e alla spalla. Infine, voglio citare come esempio che è davvero molto calzante, proprio di dolore riferito, molte persone lamentano dolori come cervicobrachialgia, quindi dolore lungo il braccio e a livello del collo, e molto spesso si attiva il muscolo sottospinoso, un muscolo che si trova proprio dietro la scapola e che probabilmente in certi casi, magari dopo uno sforzo, può andare incontro ad una disfunzione e si attivano dei trigger point proprio in quel punto. Se non viene trattato il muscolo, ma viene trattato appunto altre zone, come ad esempio la cervicale, perché magari abbiamo trovato, come abbiamo visto dalla risonanza, una protrusione o un'ernia, ecco che stiamo trattando tutt'altra zona, il muscolo sottospinoso non viene trattato, il paziente tende a non guarire ed entrare all'interno di una spirale da cui sembra non uscire mai. Probabilmente in questi muscoli che ti ho citato, anche il muscolo sottospinoso, come ti ho detto, che si trova proprio qui dietro, lo sentirai dolente, duro e alla pressione, magari utilizzando anche una pallina, potresti evocare un dolore che si radia lungo il braccio. Ecco, in questi casi ci troviamo di fronte ad una classica sindrome di tipo miofasciale. Come ti ho detto, i muscoli sono tantissimi e potrei continuare per ore facendoti proprio un trattato sul dolore miofasciale. Diciamo che questi sono i principali, ma un'attenta analisi e una valutazione di questi muscoli in una prima visita è importante per capire su quali agire e come agire. Infatti esistono tantissime tecniche che possono essere utilizzate per trattare questi trigger point. Io preferisco utilizzare le mani, si utilizzano delle tecniche di compressione ischemica che servono proprio a dissiparli, oppure possono essere utilizzate delle tecniche di tipo miofasciale anche con degli strumenti che si chiamano IASM. E inoltre possono essere utilizzate anche degli elettromedicali. Il più comune e anche molto efficace è sicuramente il laser neodimio-IAG, che ha il vantaggio di essere molto puntiforme ed avere un'azione miorilassante e biostimolante davvero molto efficace.
In alternativa possono essere utilizzati anche strumenti come le onde d'urto con il particolare puntale che riesce anch'esso a dissipare e a massaggiare questi muscoli, oppure possono essere utilizzati anche altri strumenti come ad esempio gli ultrasuoni. Io preferisco utilizzare gli ultrasuoni a freddo, ma in generale esistono tantissime altre tecniche come il dry needling o la tecnica dello stretch and spray. Insomma, esistono davvero tantissimi modi per trattarle. L'importante però è capire qual è il trigger point o i trigger point che stanno determinando il tuo problema. Finché non capiremo qual è l'origine del problema, tu probabilmente non starai mai bene. Nel mio modo di lavorare ci vorranno sempre dalle 3 alle 5 sedute per capire meglio l'origine di questo problema e per trattarlo e ottenere dei buoni risultati. Questo perché chiaramente dovrà essere fatta un'ipotesi terapeutica, si dovrà avvalorare con un trattamento e rivalutare nella successiva seduta se effettivamente c'è stato un miglioramento della sintomatologia oppure c'è qualcos'altro che dovrà essere analizzato. Purtroppo il movimento è molto complesso e ci possono essere delle concatenazioni tra vari trigger point che si attivano e che creano quindi una mappa di tipo patologiche, di tipo doloroso, che è davvero fastidiosa e spesso fa diventare matto il terapeuta, che si trova a dover gestire vari dolori e vari trigger point dissipati, situati diciamo in varie zone del corpo. Io quindi ti aspetto, se sei di Roma, in uno dei nostri centri per una valutazione della tua problematica e per creare quindi un piano terapeutico specializzato e soprattutto specifico per il tuo caso. Fammi sapere qui sotto nei commenti se ci sono domande, se anche tu ti ritrovi all'interno di questo quadro che ti ho appena mostrato, e mi raccomando fammi sapere anche la città da cui ci stai guardando, perché quindi potrò suggerirti un collega, e ti aspetto quindi al prossimo video. Ciao!